stato Tony Servillo l'indiscusso protagonista del weekend ad Anghiari. L'attore, vincitore di numerosi premi prestigiosi e protagonista di altrettante pellicole di successo, tra le quali La grande bellezza, che nel 2014 ha vinto il premio Oscar, ha chiuso infatti la stagione del teatro di Anghiari con lo spettacolo Tony Servillo legge Napoli. Una bellissima serata di teatro rimane innanzitutto. Una bella serata di teatro ieri sera in un territorio dove il teatro si congiunge molto bene con il lavoro sulla memoria e lo spettacolo di ieri sulla poesia napoletana è uno spettacolo intrecciato profondamente con la lingua e con la memoria della città. È talmente ricco di bellezze questo territorio che è difficile elencarle tutte, se ne resta qualche volta sopraffatti, quindi è un bellissimo passaggio. Lunedì sera invece l'attore, ospite nella sala del Consiglio Comunale, è stato al centro dell'incontro del ciclo I Maestri della Scena Italiana. Importante ricordare qui, questa è la sala del Consiglio Comunale, è anche bello ricordare che in passato è stato anche un teatro e dunque comunque era animata da gente, dalla gente dal teatro popolare. E oggi avere qui con noi quello che è Tony Servillo, una delle massime espressioni del teatro, in particolare di quello napoletano, dunque è un motivo di orgoglio. E lo voglio ricordare anche che un paio di settimane fa è venuto ad Anghiari anche Elio Germano, dunque un altro attore, in questo caso della Scuola Romana, e che in qualche modo dà lustro a questa iniziativa della stagione teatrale che Anghiari quest'anno è stata particolarmente interessante.